colazione con Radio Alta. Radio Alta. Ci colleghiamo con chi la bicicletta la sta vivendo in questo momento, in questo periodo, è il nostro Vincenzo Cervi. Buongiorno, pedalare stanca. Buongiorno Vincenzo. Ciao. Tutto a posto? Sì, più o meno. Ma ti abbiamo svegliato noi o ti sei svegliato tu di tua spontanea volontà? Ero un po' sveglio, ma non avevo voglia di alzarmi. Quindi noi siamo stati incentivo, giusto? Esatto. Vincenzo. Vedo che la bicicletta è dietro di te con la bandierina. Allora, dove siamo adesso, Vincenzo? Il paese non me lo ricordo. Sono a pochi chilometri da Genova. Genova, quindi sei in Liguria. Quindi hai già fatto il Piemonte, sei in Liguria, Lombardia, ovviamente sei partito dalla Lombardia, quindi già tre regioni ce le siamo mangiate, no, Vincenzo? Quattro. Ho preso la Val d'Aosta. Ah, Val d'Aosta, giusto, tu sei partito da Aosta. Come sta andando? Va abbastanza bene, diciamo, ho fatto due giorni di pausa per la Pasqua e mi ha raggiunto Giusy. Sì. E niente, poi sono partito, però ieri è stato un po' pesante, diciamo così, e oggi diciamo faccio una tappa un po' più tranquilla, penso intorno ai 50-60 km, e giusto per rilassarmi. Oggi c'è abbastanza nuvoloso, gli amici di Trebi Meteo mi hanno detto che è probabile che venga qualche goccia, mi hanno detto poca roba, però dovrebbe fare qualche goccia, e per cui niente, faccio tappa corta e poi vedo come si svolge la giornata. Ok, Vincenzo, stiamo vedendo delle immagini di ciò che hai postato tu sulla tua pagina Facebook e anche YouTube, insomma, fai quei tuoi video per farci vedere, insomma, il tuo giro, e qua stiamo vedendo una parte d'Italia. Sempre prudenza, perché tu sei sulle strade, giusto, Vincenzo? Massimo? Sì, diciamo che il Piemonte è stato abbastanza pericoloso, ecco, diciamo così. Come mai? Perché? Perché poco tagliato per piste ciclabili e cose del genere. E Torino addirittura è stato veramente un incubo sia entrare che a uscire. È bellissimo il centro, però al di fuori del centro è meglio. Beh, tu potresti fare, dato che girerai l'Italia e farai questi 7000 km, potresti fare un reportage proprio sulla condizione delle strade per un modello, diciamo, ciclabile, ecco, e dire sì, la Liguria è andata bene, il Piemonte un po' meno, non lo so, ecco, fare un reportage su questo. Per ora Piemonte in linea di massima bocciato. Bocciato, vedi? Noi non siamo un paese ciclabile, quindi. No, ci sono delle zone ciclabili, però diciamo io avendo girato, insomma, dalla Val d'Aosta scendendo in Liguria, c'è pochissima roba. Torino poi è veramente allucinante, mi sono trovato in strada in centro da due o tre corsie, addirittura sono passato in una strada che era divisa a metà in teoria pista ciclabile e metà per le auto, e in realtà erano due corsie per auto. Qua dove siamo? Stiamo vedendo una piazza, dove siamo qua, Vincenzo? Stai guardando il telefonino? Dovresti vedere, forse dovresti avere il ritorno della televisione, non ce l'hai. Vedo una piazza, forse Torino, non lo so, una piazza ampia. Sì, se quella sì. La parte centrale di Torino, quindi la parte questa è la partenza. Quanti chilometri hai fatto? 70, hai detto? Ieri? Sì. No, un po' di più, erano 110, mi sembra. Quindi è la tua condizione, cioè tu quando arrivi dopo 110 chilometri qual è, insomma, fisica? Ieri ero abbastanza perso. Oggi poi dopo una bella notte ti sei ripreso, ti sei ricaricato? Ieri sera mi sono messo a dormire, penso siano state le 8:30, 9. Mi sono svegliato stamattina. Ok, quindi poi ti abbiamo svegliato noi, anche perché noi siamo d'accordo con Vincenzo. Guarda che ti chiamo quando è il momento, io ti chiamo e vai tranquillo, poi tu dimmi se ci sei. Però vedo che sei già pronto per partire. Colazione l'hai fatta?
No, devo farla, faccio adesso. Quindi adesso fai colazione, poi parti. Oggi tappa di quanti chilometri? Penso 50-60 chilometri, arrivo fino a Moneglia, sì, dove c'è un campeggio. Quindi rimani sei sempre in Liguria, Moneglia è sempre in Liguria. Liguria. Poi penso domani sconfinerò e arriverò in Toscana. Che bello, dai, cominciamo insomma il viaggio. Adesso ce l'hai già nelle gambe. Ti sei pentito di essere partito? No. Non mollare, mi raccomando. Senti, parecchi sostenitori, qualche ascoltatore mi ha chiesto, siccome noi finiremo a luglio, ma non è che il Vincenzo riesce a finire questi 7 km a luglio, quindi devi pedalare, eh? Cosa dici? Sei primi di luglio, hai tutto giugno. Ci proviamo, dai. Ma la vedi dura, secondo me ce la fai alla grande. Poi, ma Giusy lo sa che noi facciamo questi collegamenti, almeno ti vede al mattino. Sì, credo di sì, perché le ho messaggiata dicendo appunto che stamattina è 7:20 e sicuramente sarà lì. No, perché sì, Giusy ha fatto una cosa importante. Giusy ha fatto la bandierina, di Radio Alta. Vedete là in fondo, si vede la bicicletta con la bandierina e con Radio Alta. Allora, Vincenzo, ti auguro buona giornata, buon viaggio, prudenza, occhi ben aperti, mi raccomando, fai una buona colazione con noi e poi ci sentiremo nei prossimi giorni. Io qua e là ti chiamo e poi se tu hai qualcosa da comunicarci di importante siamo a disposizione. Tu dici, guarda te, ho visto questa cosa qua, facciamo un collegamento da un minuto e noi lo facciamo. Va bene, Vincenzo? Va bene. Ok, e poi chiedete l'amicizia. Sono arrivate le amicizie? Parecchie. Ne vuoi ancora? Va bene. Chiedete e vi sarà dato. Cercate Vincenzo Cervi, così lo seguiamo anche noi. Mi raccomando, copriti bene. Ma temperatura? Qua è più mite, diciamo così. Poi non c'è stata umidità stanotte. Okay. Mentre gli altri giorni abbastanza freddo. E tanta umidità, va bene. Si sta bene. Mi raccomando, Vincenzo. Ok, ci sentiamo nei prossimi giorni. Buon viaggio e sempre occhi ben aperti. Grazie, Vincenzo Cervi, per questo pedalare stanca, ma io lo vedo informissima. Ciao, buona giornata. Ciao, Vincenzo. Colazione con Radio Alta.